Nella sedicesima edizione dell'appuntamento annuale di Consumers Forum con le maggiori authority, fissato per il 30 novembre, il tema portante è il PNRR, l'importante piano nazionale che orienterà lo sviluppo dell'economia post-Covid. Ne parliamo con Fabio Bassan, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università Roma III, che anche quest'anno ha coordinato la relazione da cui si svilupperanno i lavori del 30. Professor Bassan, qual è il ruolo disegnato per i consumatori nel PNRR e cosa si può fare per accertarsi, diciamo, che non siano dimenticati i consumatori nella messa a terra dei progetti? Questo è il punto su cui indaghiamo quest'anno. Il PNRR ha come obiettivo il rilancio dell'economia. Per rilanciare l'economia bisogna spendere i denari che l'Unione ci dà. Per spendere, siccome non siamo capaci tradizionalmente, dobbiamo concentrare i progetti e quindi è ragionevole utilizzare i fondi solamente per grandi progetti. Tecnicamente quelli che possono essere utilizzati e spesi in tempo reale sono quelli infrastrutturali, quindi ci saranno pochi destinatari, pochi beneficiari, che sono le imprese che dovranno sviluppare soprattutto le infrastrutture. Il consumatore in tutto questo dove sta? Beh, si dice avrà vantaggi di riflesso perché avrà tecnologie più avanzate, avrà infrastrutture maggiori e più moderne, avrà una concorrenza maggiore e quindi avrà vantaggi di riflesso, però di riflesso in Italia non si è mai verificato nulla. Bisogna spingere l'evoluzione in modo neanche troppo gentile. Cosa bisogna fare? Manca una missione specifica, cioè una missione che consenta di misurare questi benefici diretti e indiretti, che faccia suonare i campanelli d'allarme quando non sono adeguati, non sono sufficienti, per costituire, se vogliamo, quasi un'analisi di impatto, della misura e della regolazione nel momento in cui entra appunto sul mercato. Manca poi una misurazione della qualità dei servizi sviluppati via finanziamento pubblico, ovvero una volta che abbiamo introdotto queste infrastrutture o questi servizi, qual è il livello di qualità? Allora bisognerebbe inserire dei modelli che consentano di verificarlo e che poi rimangano stabili, no? Perché così si modernizza un paese. Nella scorsa edizione il concetto centrale attorno a cui ruotava la sua relazione era quello di lock-up economy, no? Un concetto che poi si è rivelato utile per interpretare la situazione nei vari ambiti di applicazione della ricerca. Quest'anno, visto insomma, che le parole chiave aiutano, c'è un concetto, una parola altrettanto importante? Ma diciamo, è green e digital è l'economia, ma il consumatore verde sicuramente quando ha a che fare con la pubblica amministrazione spesso, ma non ci sono misure nel PNRR che accompagnino il consumatore, ma anche il cittadino più in generale verso questa evoluzione tecnologica, per cui il rischio è quello di accrescere il digital divide. Faccio qualche esempio concreto su temi che sono sensibili. Pensiamo alla sanità. Ebbene, è stato fatto uno sforzo nel PNRR importante per sviluppare la transizione digitale degli ospedali, creare gli ospedali di prossimità, un investimento tecnologico importante. Però come si fa a collegare poi questi presidi decentrati anche digitalmente con il servizio a domicilio, integrando l'attività dei medici di base? Cioè come si fa a portare il paziente direttamente? Occorre un'educazione che non è un'educazione solo allo strumento, perché poi interfaccia user friendly possono essere individuate, ma proprio un'educazione al valore dello strumento digitale. Faccio un altro esempio. Tutto lo sforzo sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in parte è già digitale, no? Ma tutti noi ci interfacciamo con la PA e ogni volta con uno strumento diverso, una password diversa, un linguaggio diverso, un protocollo diverso, un database separato. Ecco, digitare la pubblica amministrazione vuol dire andare verso strumenti unici, protocolli unici, un linguaggio informatico unico, un'interfaccia unica armonizzata, un database centralizzato. Cioè, in questo modo che si misura la modernità del paese. E anche qui strumenti specifici per questo non ve ne sono. Dobbiamo portare il cittadino ad essere digitale per essere al passo con l'economia. Grazie professor Bassan. L'appuntamento è per il 30 novembre alle ore 10 sul web con il PNRR dalla parte dei consumatori, l'appuntamento annuale con le principali authority a cura di Consumers Forum.